spero di poter avere un posto nel tuo cuore, anche se molto piccolo, perché adesso temo di non averlo, Nieves. Sì, tesoro mio, certo. Io credo, ho la sensazione che il tuo braccino vada meglio, che tu abbia recuperato completamente. No, nonna, non credo che sia guarito. Mi fa ancora molto male. Mamma mia, sì, Maria, me lo prende male qui quando e lo muovi così. Mi fa tanto male, sai, proprio tanto, sì. Oh. E sai che cosa mi dice? Che bisogna fare esercizio perché devo recuperare i movimenti. Va bene, Pedrito, in questo caso dammi il tuo braccino. No, nonna, sono ti prego, sicura nonna, che non ti farò favore, male. Mi fa ancora tanto male, per vedrai favore, che no, non ti farò no, male. No, aspetta mi un fa attimo, male. Pedrito, no, ascolta dai. Quello che ti dico. Tu sei un bravo no, bambino, no, non tanto mi fa male. Buono, tanto obbediente, ecco così. Salta, salta, salta. Bella zampetta di rana. Se non guarisci oggi, guarirai fra una settimana. Nonna, ma quel proverbio non dice sì, certo, così. Però ti ho fatto ridere, non è vero? Salta, salta, zampetta di rana. Ah. Sì. Nonna. Ciao, mamma. Sei venuta tu? Beh, sì, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da come Maometto. Come stai, nonna? Come sempre. Mamma, che piena cosa di mi hai portato? E bene, tu? Bene. Allora tesoro, ti fa ancora allora, tanto male il braccio? Portato? Ti ho portato una bella cosa, una maglietta. Però dimmi, hai fatto merenda? Hai mangiato sì, qualcosa? Sì, ho fatto merenda, fammi brava, vedere. Brava, sì, ha mangiato, per favore. Va bene, tieni qui dentro nella mia borsa. Vai di là a provarla. E perché? Perché così, se è grande, poi si può cambiare, no? Ah, va bene, vai. Ciao nonna. Ciao. Siediti, nonna. Grazie tesoro. Ho visto Clara, la donna di servizio. Ah, sì? Hai perfino la cameriera, è una casa tanto bella, elegante, devo farti i miei complimenti. Grazie. Però mi sei sembrata molto sorpresa, se devo dire la verità, quando mi hai vista qui. Nieves, spero che non vorrai proibire almeno a me di venire a trovare il mio nipotino. Io non proibisco niente a nessuno, e soprattutto a te. Però sarebbe meglio se sia Leonela che Pedro Luis diradassero un po' le loro visite. Lo dico perché Pedrito cominci a dimenticarli. Per favore, Nieves Maria, come hai il coraggio di dire una cosa simile? Come puoi pensare che dei genitori riescano a dimenticare il proprio figlio? Senti, nonna, non voglio discutere questa faccenda con te. Sono decisa a tenere il bambino a qualunque costo. Ascoltami, Nieves Maria. Quei due non meritano nessun sacrificio da parte mia. Una volta hanno approfittato di me perché sono stata stupida e sentimentale. Ora però sono cambiata. Per favore, Nieves Maria, perdonami però, ascolta, Pedro Luis e Leonela stanno soffrendo molto. Questo non ti dispiace, non ti fanno pena? Nonna, Leonela è un'ingrata. E inoltre ha fallito con suo figlio nel suo matrimonio. E non parliamo di lui, con le sue avventure e le sue amanti. No, non dire questo. Ti sbagli, no, io non ci credo. Senti, nonna, io non ho alcun motivo di essere generosa e buona con nessuno. Se soffrono, che soffrano, peggio per loro. Nieves Maria, non parlare così, non mi piace quello che dici. Non mi piace perché mi sembra strano che tu sia la stessa persona. Dov'è finita quella ragazza buona e semplice che mio nipote Rafael aveva portato a vivere in casa nostra? Quella ragazza tanto buona, tanto dolce, che si faceva voler bene. Non è rimasto niente di lei, nonna. La vita ci indurisce. Nieves, non permettere che le delusioni ti facciano guardare la vita con amarezza. No, lo sai, ci sono le delusioni. Succedono cose molto dolorose. Però bisogna chiudere il cuore a tutte queste cose. E al contrario aprirlo. Aprirlo all'amore. E alla comprensione. Nonna. Tu parli in questo modo perché sei una santa. Magari. Magari lo fossi, potrei fare miracoli. Invece no. Io sono solo una povera vecchia. A cui danno dolore tutti i problemi e le sofferenze di questo povero mondo. E anche i tuoi. Sì, anche i tuoi problemi che ti impediscono di essere felice
nella tua casa con tuo marito e ti causano altri problemi e preoccupazioni. Non preoccuparti per me, nonna. Come puoi chiedermi di non preoccuparmi? Se tu sei fermamente decisa a tenere il bambino con te, comincerà una lotta all'ultimo sangue. Lo so. So già che Pedro Luis sarebbe capace di reclamare suo figlio legalmente. Digli che può fare quello che vuole. Non ho intenzione di dirti niente. Non sono tanto stupido da rivelarti il procedimento legale che intendo usare.